noi come Gadmed ci occupiamo di dialisi sul territorio da tantissimi anni, da 40 anni circa, e quindi abbiamo un'esperienza importante e da sempre viviamo questo disagio di chi vuol raggiungere la nostra città ed è in terapia dialitica e non lo può fare. Quindi da tempo che meditiamo di fare un investimento di questo tipo, abbiamo trovato fiducia anche nell'assessorato e nella regione, quindi abbiamo deciso di fare un passo in avanti. L'abbiamo fatto, l'abbiamo aperto oggi, tagliando il nastro con le varie autorità, e quindi ci siamo. È evidente che ancora dei passi devono essere completati, abbiamo bisogno di l'autorizzazione che avverrà lunedì, la visita da parte dell'ASL, dobbiamo trovare poi gli spazi di convenzione, dobbiamo riuscire a dare con questo progetto pilota anche dei servizi sul territorio, perché non dimentichiamoci che la Liguria ha un territorio dell'entroterra molto importante e dobbiamo raggiungere anche questi pazienti che devono fare dei viaggi della speranza ogni mattina per andare a fare la dialisi, passando quasi un mese della loro vita all'anno in ambulanza per riuscire a fare questa terapia salvavita. Noi creiamo dei piccoli centri pilota come questi per stare vicini a loro e permettere a loro una vita migliore. Noi apriamo e, come abbiamo permesso, saremo aperti 12 mesi l'anno per dare un servizio a tutti in qualsiasi momento vogliono raggiungere la nostra città e soprattutto aiutare i centri dialisi del territorio, che sono dei centri grandi con tanti pazienti e di spazio, noi possiamo essere un supporto prezioso per loro, non solo per i pazienti. Finalmente si lavora di concerto per dare un'assistenza a quelle persone che possono venire nella nostra regione, possono godere di quelli che sono chiaramente tutti i meravigliosi posti che possono visitare, tra l'altro logisticamente vicino a Nervi, vicino al mare, quindi anche facile poi dopo aver fatto la dialisi spostarsi e godere del panorama del nostro territorio, ma soprattutto il progetto è interessante perché ragiona in maniera sistemica, quindi c'è una rete di collegamenti che creano un'assistenza al paziente anche dal punto di vista psicologico, strutturale, di logistica, no? Perché comunque logisticamente le persone si devono muovere, e questo ben venga perché vuol dire cominciare a rendere sempre più attrattiva la nostra regione e soprattutto permettere alle persone che devono affrontare dinamiche come quella delle dialisi di poterlo fare serenamente, anzi di poterlo trasformare in un'opportunità per vedere un territorio. Questa è una struttura che nasce dopo un percorso importante e che offre un sostegno, diciamo, soprattutto alle persone che vengono a Genova per visitare questa straordinaria città, che arrivano anche attraverso magari le crociere. Sono cittadini di altre regioni, ma sono anche persone di altri paesi. Noi dobbiamo cercare di normalizzare la malattia, vale a dire l'insufficienza renale cronica in trattamento dialitico è una malattia che, grazie al rene artificiale, è in qualche modo sopportata e permette al paziente di poter svolgere delle attività normali, anche di fare il turista, di andare in giro, purché la città e il luogo che visita siano, diciamo, capaci di dare risposte per quelle 4-5 ore, 3 volte alla settimana, al suo bisogno di depurare il suo sangue. Questa è un'iniziativa importante che va di pari passo all'offerta turistica. Noi siamo capaci di essere ancora più attrattivi se siamo anche capaci di dare risposte per la salute, cioè colmare quel gap di fragilità che la persona malata ha fornendogli sul territorio lo strumento necessario, e questo mi sembra vada in quella direzione.